Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me. Ulala, oggi puntata diversa. Con chi siamo e dove ci troviamo, Aurora? Scusa, una puntata insolita. Appunto, insolita, perché sono sicuro che a casa a tutti interessa il buon vino, ma anche la sorte del 2017. Quindi parliamo di oroscopo? Parliamo di previsioni, di oroscopo, di pianeti, di magia, con un'esperta però di vini, che è Claudia Migliorelli di Miba, che ci ha ospitato nel suo teatrale negozio e scenografico, meravigliosamente arredato e ricco dei più pregiati vini di zona, che lei peraltro distribuisce, vende al minuto, eccetera, eccetera. Perché faremo un esperimento, abbineremo il vino al segno zodiacale. E allora siamo pronti per questa puntata dell'Insolito Natale con Claudia Migliorelli. Claudia, allora partiamo subito con il primo segno, Ariete. Cosa consigli? Ariete, allora per l'Ariete ho scelto un bel cerasuolo. Beh, l'Ariete dobbiamo dire che è un segno creativo e dinamico, giusto? Ecco appunto, siamo nella regione Abruzzo, un rosé di uve Montepulciano, un vino ideale per antipasti, per aperitivi e per piatti leggeri, diciamo. Un vino diverso, molto fresco e molto profumato. Secondo segno è un segno stabile, deciso, sicuro di sé. Sto parlando del Toro. Quindi per il Toro? Per il Toro ho scelto un vino importante, elegante. Parliamo di un Barolo, un vino che con il tempo acquista valore, che prima di essere immesso nel mercato fa tanti anni in barrique. Un vino importante, prestigioso, che necessita di essere sorseggiato con piatti corposi. E lo consigliamo, ma spieghiamo, Claudia, che per bere bene non bisogna spendere tantissimo. È vero, per bere bene non bisogna spendere tantissimo, non è il prezzo che indica, certo, non paragoniamo un vino da 1,50€, là la qualità non ci sta. Penso che non c'è neanche l'uva. Però per bere bene si può stare con una fascia media dai 7 euro in poi, si beve bene. Gemelli, allora i gemelli, anche se io non sono un astrologo, però mi sono... Infatti sembri un po' Paolo Fox. L'ho fatto oggi. Apposta. I gemelli, avete mai conosciuto i gemelli? Sono brillanti e rapidi, svelti, non hanno mai tempo, loro vogliono fare tutto di corsa, afferrare la vita con un boccone. Per quest'anno, per i gemelli, sarà un anno fortunato solo se si impegneranno. E Claudia fa bere ai gemelli? Allora i gemelli gli offriamo un bel Gustraminer. È difficile da dire, ma... scende solo questo vino. Allora, siamo in Trentino Alto Adige, un vino bianco, un vino molto aromatico, profumato, secco, perfetto per aperitivi e piatti a base di pesce. Quindi per la vigilia di Natale è perfetto. Vino brillante, segno brillante. Uno dei segni più sensibili dello zodiaco è il Cancro, il segno della famiglia, della determinazione, anche della dolcezza, della lunaticità, però siamo persone meravigliose, ve lo posso garantire. Facciamo prima dire che è il segno di Aurora, così capiscono tutto. Abbiamo capito. Che cosa c'è per il Cancro? Quest'anno per il Cancro è un anno di cambiamenti interiori che devono accettare, altrimenti saranno forzati. Non li ho previsti i cambiamenti. Appunto. Odiamo i cambiamenti noi, facciamo sempre le stesse cose. È ora di metterli a conto. Però non ti preoccupare, perché Claudia ti ubriaca, non ti fa riflettere, perché ti offre, abbina al Cancro. Al cambiamento ci abbiniamo una bella bollicina di... siamo in un oltre nero, è una bollicina di Pinot Nero, zona oltre Po Pavese. Una bollicina molto sofisticata, molto. Dà un sapore fresco e sapido, e l'ideale è con salumi prestigiosi, salumi un po' rari e formaggi non stagionati. È ottima anche come aperitivo. Say nighty night and kiss me. Se Aurora era Cancro, la bella Claudia è del... Leone. E beh, si vede dal suo sorriso, dai suoi occhi decisi, che Leone è ambizioso e anche un po' egocentrico, su. Diciamo sì, un bel segno forte. E vuoi sapere cosa accade quest'anno? Dimmi. Lo vuoi sapere veramente? Allora, quest'anno siete tra i preferiti, almeno fino al prossimo ottobre, mese in cui ci sarà un transito particolare di Giove, quindi fino ad allora voi sarete i re, come già siete nella vita. Grande fortuna fino ad ottobre. Poi...
Pazienza. Pazienza. No, vabbè, poi vi dovete arrangiare un po' da soli. All'inizio ci curiamo con la bollicina. Ma cosa diamo da bere al leone se lo vogliamo regalare? Un vino per il leone. Allora, per il leone mi sono scelta uno champagne. Lo champagne lo conosciamo tutti quanti, famoso in tutto il mondo, si produce in Francia, nella zona della Borgogna, vicino Parigi. È una bollicina, la bollicina per antonomasia, diciamo, perché la più, può essere la più costosa, può essere la più ricercata, come è una questione anche di gusto, come si può preferire anche un'altra. È un vino sofisticato, sempre molto delicato. Perfetto per aperitivi e anche con primi piatti molto delicati, si potrebbe anche passeggiare con lo champagne. Ed ora udite, udite, perché il 2017 sarà l'anno della Vergine. Tra i segni più intelligenti dello zodiaco, grandi lavoratori, chissà cosa accadrà per questo 2017. Saverio, tu che sei del segno della Vergine? Ci sono tanti segni fortunati quest'anno. Si parte bene con lo Scorpione, di cui poi parliamo dopo. La Vergine invece comincia a crescere e poi matura come il vino, sempre nella seconda parte dell'anno. Quindi, però io sono curioso di vedere, per il mio segno, Claudia, cosa consiglia, che stasera me lo porto proprio a casa. Allora, Saverio, per il tuo segno ho scelto un vitigno molto particolare. Parliamo del Pinot Nero. La zona di produzione di origine è sempre francese, vicino alla Borgogna, ma si produce in molte zone anche d'Italia. Questo che ho scelto viene prodotto in Trentino Alto Adige. Il Pinot Nero è un vitigno di difficile vinificazione perché è molto delicato, infatti è la sfida di tutti gli enologi. Riuscire in un Pinot Nero significa fare il top. Un vino molto corposo, tannico, che va accompagnato con piatti robusti. Robusti nel senso non troppo leggeri. I want a little sugar in my bowl. Tanti sono i pianeti favorevoli quest'anno per il segno della Bilancia. Gli esteti per eccellenza sono coloro appunto nati sotto il segno della Bilancia. Cosa accade nel 2017 per loro? Che visto che ci sono gli astri giusti, la Bilancia si deve impegnare. Non avrà nulla gratuito, ma se ci mette un pizzico di volontà potrebbe incassare tanto, 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 tanto. Loro sono anche un po' viziosi, quindi Claudia, per la Bilancia cosa offriamo? Per la Bilancia ho scelto un Vermentino di Gallura. Qui siamo in Sardegna, precisamente zona Gallura, un vino molto sapido, bianco, secco, dal sapore profumato, ma può essere, al primo impatto può sembrare un po' amarognolo, ma poi diventa dolce al palato. Come i Bilancia, appunto. Esatto, si equilibria. Sì, loro fanno un po' i sostenuti, ma poi si sciolgono come neve al sole. Esatto, e questo anche è perfetto con il pesce e anche da aperitivo. Allora ragazze, dovete sapere che quest'anno, che quest'anno Giove, guardate come faccio il professionale, Giove passa dalla Bilancia in Scorpione ad ottobre 2017, quindi nella prima parte dell'anno saranno avvantaggiati Bilancia, Acquario, Gemelli, Sagittario e Leone. Dopo invece grande successo per Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro, così Aurora facciamo contenti tutti. Ma adesso è il turno dello Scorpione, appunto. Io per lo Scorpione ho scelto un vino di nicchia, diciamo, ho scelto un Brunello di Montalcino del 2008, esattamente la bottiglia numero 3401. Allora, parliamo di Brunello, quindi parliamo di un'eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo. Ci troviamo a Montalcino, esattamente la zona di produzione, un vino che va, prima di entrare in commercio, passa tanti anni in barrique. È un vino prestigioso che con il tempo acquista sempre più valore. Bottiglie, questi tipi di bottiglie possono stare anche 40 anni. Sono i viaggiatori per eccellenza, non sanno stare in un posto per più di 2-3 ore e poi ogni tanto devono partire. Sagittario. Sì, e quest'anno per il Sagittario sarà un anno con imprevisti negli affetti e nei sentimenti, lo sapete? Ma il resto è tutto stabile, quindi chissà cosa accadrà. Forse hanno bisogno anche loro di un po'
del giusto vino. Ah, per il Sagittario ho scelto un vino bianco, una coda di volpe. Siamo in zona Campania, esattamente nel Taburno, ma ho scelto questo vino sì per il tipo, per il sapore, per le caratteristiche, ma soprattutto perché è biologico. Per il Sagittario, che è un segno curioso, cerca sempre delle cose diverse, il vino biologico lo vedo perfetto. Azzeccato. E infatti quest'anno gli astri consiglieranno al Capricorno proprio di puntare l'attenzione sui sentimenti. Tutto il resto andrà bene, però saranno spinti un pochettino ad amare di più e ad aprire il loro cuore. E allora nel bicchiere riversiamo una bella riserva di Amarone della Valpolicella. Siamo nella zona in Veneto, nella Valpolicella, un vino rosso passito secco che va accompagnato sempre con piatti strutturati, un vino internazionale conosciuto in tutto il mondo, molto prestigioso, e anche qui parliamo di un vino che comunque nel tempo acquista sempre valore, specialmente quando parliamo di riserve. Solitari e liberi sono invece gli acquario, e quest'anno gli acquario saranno il top per quanto riguarda il denaro. Un po' meno l'amore, però c'è l'anno per incassare e l'anno per amare. Allora, per questo segno ho scelto un Franciacorta Satin, una bollicina molto elegante, fa diversi mesi sui lieviti, una bollicina elegante e gradevole, diciamo, ruffiana per tutti i palati. Va bene con gli aperitivi, ma può anche essere accompagnata a primi piatti molto leggeri. L'ultimo segno, il più sensibile dello zodiaco, qui non ci sono dubbi, i pesci. Sì, anche buoni ed idealisti, e quest'anno avranno un po' da faticare. Ci sono tanti imprevisti per i pesci. Poi verso la fine dell'anno invece anche loro prendono il volo con questo Giove che benedice tanti segni. E allora gli imprevisti del pesce li affrontiamo con una bella ribolla gialla. Ma beviamoci su. Siamo in Friuli, esattamente sui Colli Orientali. Un vino bianco secco, molto profumato e aromatico, perfetto da aperitivi ma anche con primi piatti leggeri o a base di pesce. Concludiamo brindando con Claudia, che ci ha aiutato tantissimo con il suo Miba Wine per questa puntata eccezionale dedicata all'oroscopo. Allora, io per il Natale consiglio, se abbiamo una cena a base di carne, un bel rosso, lo stappiamo 3-4 ore prima di cenare, le facciamo prendere un po' d'ossigeno, così prende il suo vero sapore. E il mio consiglio è di bere poco ma bene. E allora buon anno a tutti e buon Natale.